Bentornati yogis in questo nuovissimo video di filosofia yoga. Oggi parliamo di Ishvara Pranidhana, quindi l'abbandono. Scopriamo insieme che cosa vuol dire abbandono nello yoga. Perché noi pratichiamo yoga? Pratichiamo perché riusciamo in qualche modo a riconnetterci con noi stessi. Infatti al termine della pratica ci sentiamo molto meglio, ci sentiamo sollevati dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale. Ci sentiamo svuotati, ripuliti e ricaricati di energia. Ishvara, infatti, si ricollega a un senso di gratitudine della pratica che ho appena svolto. Gratitudine anche dal punto di vista di sono grato di aver potuto praticare, sono grato di avere un corpo fisico in salute che mi permette di praticare. Ma Ishvara non si collega solo al corpo fisico, alla pratica delle asana, si ricollega anche a molto altro, infatti lo yoga non è solo fisicità. E questo lo vedremo insieme qui sul mio canale negli 8 passi di Patanjali, che è in qualche modo il padre dello yoga. Ishvara si ricollega a un senso di divino, ma non inteso dal punto di vista religioso, infatti lo yoga non è religione. Ishvara si ricollega al divino che c'è in noi. Quando noi ci salutiamo nello yoga, ci salutiamo con il namaste a inizio o a fine di una classe yoga. E namaste significa infatti io onoro il divino che c'è in te. Con questa semplice frase, ma efficace, ci fa capire che lo yoga trascende tutto ciò che è il corpo fisico, andando all'origine delle cose, quindi io vado a onorare quello che tu sei nella tua anima con enorme gratitudine. Questo ci ricollega con gli altri, ci ricollega col mondo, ma anche all'interno di noi. Infatti siamo grati al nostro corpo di aver fatto una pratica sul tappetino, di essere in grado di aver praticato. E andando ancora più a fondo, alla radice di tutto, siamo grati di respirare, siamo grati di essere vivi e di poter sperimentare il mondo. Lo yoga, infatti, non è solo fisicità. Ci rendiamo veramente conto, con quest'ultimo dei niyama, che il corpo è solo un livello esteriore, un livello, diciamo, più esterno. Ma dentro di noi c'è un divino in cui davvero possiamo collegarci ogni volta che meditiamo, ogni volta che pratichiamo. Una branca dello yoga, infatti, è il bhakti yoga, quindi devozione. Devozione nei confronti di una divinità, come Shiva, Ganesh, divinità indiane, che hanno delle qualità. Quindi, essendo devoti verso quella divinità, noi vogliamo portare le loro qualità dentro di noi. Shiva è la trasformazione. Se abbiamo bisogno di un cambiamento, noi onoriamo Shiva. Ganesh, il superamento degli ostacoli. Se siamo in una situazione difficile, noi onoriamo Ganesh, e così via. E quando io onoro le divinità e quando onoro il divino che c'è in te, lascio andare la separazione, mi unisco con te, mi unisco col mondo. Rendendomi conto che sì, siamo parte di un mondo duale di materia e spirito. E che sì, siamo molto diversi, ma le somiglianze e l'unione sono molto più forti. Essendo parte di un tutto, possiamo anche spaziare tantissimo nello yoga, non per forza dedicarci solo alle posture fisiche, ma anche a pratiche di devozione come il bhakti yoga, di azione come il karma yoga, a pratiche filosofiche come il jnana yoga. Veramente i modi di ascoltarci sono infiniti e quindi il bello dello yoga è questo, che ognuno può trovare la sua strada. E questo si riallaccia al concetto che per fare yoga non devi essere per forza flessibile e snodato, perché yoga non è solo corpo. Lo yoga è apprezzare che sei vivo e che stai respirando. Se sei vivo e se respiri, puoi fare yoga. In tutto questo ci riallacciamo al concetto di abbandono, di Ishvara, perché spesso nella nostra società tendiamo a sentirci produttivi solo se agiamo, solo se facciamo qualcosa, solo se studiamo nella nostra pratica yoga, allora siamo veramente realizzati. Invece no, produttività è anche saper riposare, saper ascoltare il proprio corpo, saper ascoltare le proprie emozioni. E questo porta davvero alla consapevolezza e quindi alla crescita spirituale, alla crescita interiore.
Quindi Ishvara, nella pratica yoga, possiamo praticarlo attraverso stili di Yin Yoga o Restorative Yoga, quindi stili in cui veramente il corpo è abbandonato nella posizione. E questo non è facile perché noi siamo abituati a essere in costante movimento, in costante agire, fare, e invece abbandonarsi e meditare, portare l'attenzione veramente all'interno, ci permette di ascoltarci e capire chi siamo veramente. Anche degli asana che richiedono l'appoggio della fronte a terra, in qualche modo ci ricollegano con la terra, ci ricollegano col tutto e ricordano noi stessi che siamo parte di quel tutto. A livello di pranayama possiamo praticare il sitali, che è un respiro rinfrescante, quindi andare a portare il fresco dentro di noi, la parte fredda, la parte yin, permette di calmare il sistema nervoso e centrarci più sul riposo, sull'ascolto che sull'azione. Si effettua portando la lingua a forma di arco o, se non riusciamo, semplicemente poggiarla sui denti, in questo modo. Andando quindi proprio a inspirare da un forellino nella nostra bocca. Questo respiro infatti ci fa subito percepire una sensazione di freschezza. Come mudra pratichiamo l'Anjali Mudra, quindi io mi connetto al tutto, io sono parte di un tutto. E invece come mantra possiamo recitare il Soham, quindi io sono questo. Possiamo recitarlo in posizione di meditazione, chiudendo gli occhi con la schiena ben dritta. Inspirando, pronunciamo a voce o anche mentalmente la sillaba su. So. Ed espirando, ham. Ham. So. Questo ci permette di prendere consapevolezza del nostro respiro e quindi centrarci su noi stessi e sentirci parte di un tutto, ritrovare la nostra essenza attraverso la meditazione. La parola mantra, infatti, significa andare attraverso, attraversare, quindi attraversare il turbinio dei pensieri della nostra mente grazie al suono, che è una delle cose più immediate che abbiamo per connetterci al momento presente. Spero che questo approfondimento vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo video. Alla prossima!